Bentornati amici di androidblog.it, oggi vediamo finalmente la recensione completa del Kingston K1 Turbo, uno smartphone dal design davvero interessante, dalle prestazioni che adesso andremo ad analizzare insieme nel minimo dettaglio. Eccolo dunque qui sotto la nostra telecamera il Kingston K1 Turbo. Andiamo subito ad accenderlo e frattanto vi riepilogo un po' di specifiche tecniche. Display da 5,5 pollici Full HD con pannello di, diciamo, prodotto da Sharp, la classica azienda che è, diciamo, rinomata per la qualità dei pannelli, che produce. Abbiamo poi ad animare il tutto un processore MediaTek Octa-Core 6592. Frequenze pari ad 1,7 GHz per 8 core, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibile tramite microSD che è possibile inserire nella parte posteriore del device, che vi ricordo è un dispositivo dual SIM. Infatti qui troviamo la possibilità per inserire la microSD e andare ad espandere la memoria interna. Qui la prima SIM in formato normale e qui la seconda in formato micro. Lato multimediale invece che è arricchito dalla presenza della fotocamera da 14 megapixel e il flash LED, mentre nella parte frontale ne abbiamo un'altra da 8 megapixel. Dicevamo, per quanto riguarda il design, abbiamo un dispositivo che è davvero ben fatto in alluminio con delle finiture argentate sulle parti laterali. Qui sul lato destro abbiamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione, blocco e spegnimento. Sulla parte qui inferiore abbiamo solamente il piccolo microfono, sulla parte laterale sinistra abbiamo il connettore micro USB per ricarica e connessione al computer, i pin per connettere l'accessorio per la ricarica wireless e qui infine abbiamo diciamo, l'ingresso da 3,5 mm per collegare le cuffie o comunque una qualsiasi fonte di, diciamo, una sorgente di uscita audio. Nella parte frontale invece abbiamo l'altoparlante che è qui, o meglio la capsula auricolare che è posta qui in alto come giusto che sia, e qui sotto infatti se non, forse non si vedrà nella telecamera, ma abbiamo il sensore per la luminosità automatica e il sensore per le smart gesture. Nella parte invece posteriore abbiamo qui in basso posto l'altoparlante di sistema che è probabilmente posto in una delle zone più difficoltose da rendere un suono pulito e con un volume abbastanza alto. Andiamo invece a vedere come si comporta questo smartphone nell'utilizzo quotidiano, partendo subito dall'analizzare il display. Display che abbiamo detto essere un Full HD con pannello prodotto dall'azienda Sharp, di cui adesso andremo a vedere l'effettiva qualità con la visualizzazione delle classiche immagini di test che abbiamo qui in redazione. Vedete subito le matite colorate che vengono mostrate con dei colori piuttosto profondi e davvero qualitativamente alti. Forse non convince un po' la luminosità del display, che non risulta essere fra appunto i più luminosi. Vedete questi neri abbastanza profondi, bianche anche piuttosto buoni, anche se un po' tendenti al grigio nella realtà. Vedete palette dei colori, video in Full HD che adesso andremo ad analizzare. Qui le cabine colorate che vedete ci restituiscono dei colori buoni nelle diverse tonalità, anche se, come vi dicevo, si evidenzia un po' quello che è il problema di scarsa luminosità, anche se abbiamo la luminosità ovviamente settata al massimo. Scarsa luminosità che ovviamente poi si nota ovviamente nell'utilizzo quotidiano, quando magari incappiamo in una giornata di sole molto forte, in cui viene davvero molto difficile utilizzare lo smartphone senza magari andare a mettersi al riparo in questo modo per cercare di vedere delle immagini sullo schermo. Andiamo a vedere invece il sample Full HD per vedere come si comporta il processore Octa-Core e com'è l'esperienza di riproduzione. Vedete, l'esperienza è davvero ottima, quindi il processore MediaTek riesce a riprodurre in modo piuttosto fluido e senza alcun tipo di difficoltà questo sample, che diciamo è forse il modo migliore per testare le prestazioni multimediali di questo dispositivo. Andiamo invece a testare adesso la capsula altoparlante. Vedete,
Il volume è abbastanza alto, anche se è possibile ascoltare più di qualche piccola vibrazione durante la riproduzione dei file audio, ma ovviamente non è nulla di così tanto grave che non ci può permettere di avere un'esperienza d'uso e quindi una qualità del suono accettabile. Quindi promosso sì, anche se non appieno, in quanto appunto l'altoparlante non riesce a riprodurre la qualità migliore fra quelle che abbiamo provato anche sui cinefonini. Andiamo invece a vedere come si comporta questo device nella navigazione browser, quindi andando ad utilizzare la nostra rete wifi che è, diciamo, come sapete benissimo se siete nostri assidui ascoltatori, sapete che ci troviamo abbastanza lontani dal nostro router e che quindi è una posizione un po' scomoda per acquisire il segnale wireless. In differenza di molti altri, questo MediaTek si riesce, questo Kingzone K1 Turbo meglio, si riesce a connettere senza particolari difficoltà alla nostra rete Wi-Fi, anche se mostra una sola tacca di segnale. L'unica pecca è che probabilmente non riesce sempre in ogni condizione a mantenere stabile il segnale, ma ovviamente non è una caratteristica, o meglio, non è una nota negativa, in quanto anche molti altri smartphone, anche fra i top di gamma, non riescono a mantenere stabile il segnale. Andiamo subitissimo su androidblog.it per vedere come si comporta nella fluidità anche questo browser stock e nella navigazione, com'è la velocità, diciamo molto in generale. Vedete qualche piccolo problemino nel caricamento dei contenuti, viene visualizzato solamente il banner in sottofondo sul sito. Ok, adesso sono stati mostrati i contenuti. Vediamo anche nello scroll c'è qualche piccolo, vedete, rallentamento nello scroll veloce. Adesso che la pagina è stata completata, caricata completamente, scusate, sembra che siano andati via questo tipo di problemi, ma vedete in generale anche il tap to zoom piuttosto veloce, anche i contenuti vengono subito messi a fuoco. E beh, anche se rimane questo piccolo problema durante lo scroll, vedete, della pagina in cui sembra perdere qualche contenuto questo Kingzone K1 Turbo. Andiamo ad aprire adesso un articolo di prova per vedere come funziona l'inserimento del testo anche nel plugin di Discus. Bassiamo un po' la luminosità, magari è visualizzata meglio sulla telecamera. Vedete, stesso problema della pagina precedente, qualche piccolo problema nella visualizzazione dei contenuti. Qui viene visualizzato senza problemi solamente il banner presente sotto la pagina. Vedete, plugin di disco ha scaricato, ma a quanto pare non si sa se riusciremo a scrivere effettivamente con questo browser stock che probabilmente è male ottimizzato per la visualizzazione di determinati siti. Vedete, praticamente impossibile andare a comporre il testo qui senza andare troppo a litigare con lo smartphone, ragion per cui adesso andiamo a vedere su TheVerge.com come si comporta questo Kingzone K1 Turbo. Aspettate che ho sbagliato a pigiare. Ovviamente si tratta sempre della tastiera classica di Android senza alcun tipo di personalizzazione da parte del produttore cinese, che ovviamente non è andato a modificare a livello software quello che è l'interfaccia classica e le funzioni standard di Android 4.2.2 Jelly Bean, che è proprio il portabandiera, la portabandiera software di tutti questi cinefonini presenti online. Vedete, la pagina è quasi caricata completamente. In questo caso è già meglio, diciamo, è già migliore la navigazione, l'esperienza di utilizzo, che non presenta particolari problemi se non il solito piccolo problemino della visualizzazione veloce dei contenuti. Anche se devo dire che nello scroll si comporta, vedete, piuttosto bene rispetto a quello che era il nostro sito, che probabilmente non era ben ottimizzato su questo tipo di browser. Anche se ovviamente non è, diciamo, si tratta sempre del classico browser, quindi si tratta più un po' di rallentamenti sul dispositivo che di incompatibilità col browser, che diciamo è lo stock che è il classico che troviamo a bordo di Android e che non è neanche la prima volta che utilizziamo per testare le prestazioni magari sul nostro sito. Vedete, caricamento ancora non completato definitivamente, ma possibilità di navigazione veramente molto fluida, anche il tap to zoom, il resize del testo viene effettuato in modo piuttosto buono, quindi devo dire che sulla navigazione web non ci sono particolari problemi, a patto ovviamente che non abbiate pretese di avere di fronte magari un top di gamma da 700-800 euro, che magari sicuramente riescono a offrirci delle prestazioni migliori. Andiamo a
disconnettere la nostra rete wifi e andiamo subito a provare il lato multimediale con Asphalt 8. Asphalt 8 che adesso andremo a testare per vedere diciamo per cercare di mettere sotto stress quanto più possibile la CPU di MediaTek, questa Octa-Core. Abbassiamo un po' il volume e avviamo subito una gara per vedere come saranno le prestazioni di questa CPU Octa-Core di MediaTek, che come abbiamo già visto anche in altri smartphone non è così male anche nell'utilizzo di applicazioni di questo genere ed animazioni piuttosto fluide. Alziamo un po' il volume per farvi godere un po' l'esperienza d'uso. I dettagli grafici settati al massimo come in ogni situazione. Proviamo anche appena abbiamo la possibilità le animazioni. Vedete, animazioni piuttosto fluide, senza particolari tipi di problema. Vedete, si riesce perfettamente ad utilizzare con questo tipo di processore, come magari abbiamo già visto anche su altri smartphone, le applicazioni che magari richiedono un uso maggiore di risorse, anche se devo dirvi che durante questo test che stiamo facendo ora con questa applicazione e con molte altre che abbiamo provato prima della recensione, notiamo un riscaldamento piuttosto evidente nella parte posteriore del dispositivo, meglio nella parte alta e posteriore del dispositivo, dove solitamente troviamo collocati quelli che sono i componenti principali del device stesso. Ritorniamo diciamo, all'analisi di questo device che stavamo andando a spremere fino in fondo e proviamo quella che è la parte telefonica. Parte telefonica che ovviamente si presenta con un dual SIM che è gestibile tramite scusate, il classico pannello delle impostazioni che troviamo sul menu apposito, che è la classica gestione appunto dei processori MediaTek, che ci permette di switchare tra una SIM e l'altra e di andare ad impostare come predefinito la prima o la seconda SIM nelle varie operazioni di chiamata o di invio di messaggi. Dicevamo, parte telefonica piuttosto soddisfacente, con una ricezione a cui diamo un voto di 8 su 10 solamente per magari la mancanza di uno o due tac diciamo, nel segnale che magari su altri dispositivi avevamo trovato al massimo. Ovviamente nulla di grave, in quanto si riesce ad utilizzare perfettamente lo smartphone in ogni situazione, anche per quanto riguarda diciamo, l'analisi delle varie situazioni anche con rete 3G, non ci sono particolari problemi. Vediamo subito il test della chiamata. Vedete, qualità della voce e dell'audio piuttosto buona, merito anche della ricezione che comunque non scarseggia. Andiamo invece ad analizzare il lato fotocamera diciamo, andiamo a vedere alcuni scatti che abbiamo realizzato con questo device. Questo qui è completamente una foto scattata al buio. Non presenta una messa a fuoco di quelle, diciamo, più interessanti, ma comunque vedete il risultato del flash, anche se è presente non poco rumore nella foto, ma questa foto, vi ricordo, è stata scattata completamente al buio, quindi diciamo, si può essere soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto. Stesso risultato anche per questa foto, che si presenta un po' sfocata in diversi punti, anche se dovevo dire che è stata realizzata al buio e quindi, scusate, si può ritenere un risultato soddisfacente. Quest'altra foto invece l'abbiamo realizzata in condizioni di luce piuttosto buona e diciamo che si evidenzia un po' quella che è la classica problematica che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato pochissimi secondi fa, che è proprio quella appunto della messa a fuoco, che a mio parere non è molto soddisfacente. Invece abbiamo qui uno scatto con la fotocamera frontale da 8 megapixel, vedete la definizione della foto pur essendo una fotocamera frontale, che diciamo è forse uno degli aspetti che maggiormente mi ha colpito durante il test di questa fotocamera. Abbiamo qui invece la macro, vedete, con un po' di rumore nello scatto della foto, come diciamo logico che sia, anche se si presenta un po' sfocata in determinati punti, come ad esempio in questa zona qui sotto. Ovviamente poi le foto le potrete analizzare in condizioni di scatto originale, perché le andremo a caricare sulla nostra recensione su androidblog.it.
fotocamera che si presenta un po' come le classiche che abbiamo trovato sui cinefonini con processori MediaTek, con quelle che sono tutte queste opzioni aggiuntive durante la, diciamo, durante la cattura di tutte queste varie immagini. Quindi la modalità di scatto con sorriso, il panorama, l'effetto bellezza, lo scatto in live e via dicendo. Ovviamente vedete la qualità della fotocamera, com'è giusto che sia, una 14 megapixel, un po' di lentezza nell'acquisire la messa a fuoco. Stesso discorso vale anche per i video di cui abbiamo già caricato un sample sul nostro canale di YouTube. Video che vengono registrati in una qualità piuttosto accettabile, ma che comunque presentano sempre qualche piccola difficoltà di messa a fuoco. Faccio un esempio: magari stiamo riprendendo in questo modo, ci spostiamo verso un altro lato, puntiamo per mettere a fuoco in modo manuale, mentre se poi ritorniamo nella condizione iniziale dovremo mettere nuovamente a fuoco in modo manuale, perché la messa a fuoco automatica lascia piuttosto a desiderare ed è piuttosto lenta, quindi non possiamo magari perderci i 10 secondi di video perché la messa a fuoco diciamo, va a rilento. Nelle opzioni che troviamo abbiamo le solite, le classiche opzioni che ci permettono di impostare, diciamo, la risoluzione degli scatti se fino a 14 megapixel o se magari utilizzare una risoluzione inferiore. Stesso discorso per la videocamera, che ci permette di impostare registrazioni video S40x480 pixel fino a 1920x1080 pixel, che diciamo la risoluzione Full HD migliore per questo dispositivo. Intanto vi informo che lo smartphone in queste operazioni sta continuando a scaldare molto e che comunque con questa scocca diciamo, il calore traspira, o meglio, diciamo, si fa sentire maggiormente, visto che il metallo è un buon conduttore di calore. Dicevamo, per concludere, la parte relativa all'autonomia e la parte relativa al software. Software, avevamo detto all'inizio della nostra recensione che il dispositivo in questione è dotato dalla versione 4.2.2 di Jelly Bean, che comunque è la classica che troviamo su tutti quanti i dispositivi cinesi, fatta eccezione per alcuni modelli che stanno uscendo in questi mesi, che montano Android 4.4 KitKat. Aspetto software, dicevamo, ottimizzato in diverse situazioni, anche se, come abbiamo visto, magari nel browser si poteva ottenere decisamente un risultato migliore. Per quanto riguarda invece le personalizzazioni, non sono state aggiunte personalizzazioni di alcun tipo all'interfaccia software. Non a caso, vedete, abbiamo la classica interfaccia di Android, quindi senza alcun tipo di personalizzazione nel launcher, magari in quelle che sono le suonerie, le notifiche e via dicendo. Aspetto relativo alla batteria, dicevamo, abbiamo qui una batteria da 2500 mAh, come potete vedere la scritta sulla stessa batteria, che ci permette di arrivare sia a fine giornata, ma con qualche difficoltà, vista comunque la presenza del processore octa-core, che comunque è abbastanza esigente di batteria, anche pur essendo un MediaTek che comunque è rinomata per la gestione dei consumi piuttosto buona. Diciamo, oltre al processore, che è abbastanza esigente di risorse per quanto riguarda la batteria, abbiamo anche uno schermo, scusate, da 5,5 pollici con risoluzione Full HD, che insomma ha bisogno anche lui di batterie e quindi di energia per poter andare avanti. Quindi si riesce sia ad arrivare fino a sera, ma con non poche difficoltà. Ovviamente il dispositivo è acquistabile ad un prezzo di circa 200 euro, spedizione esclusa, su grossoshop.net, che ne propone l'acquisto ad uno dei migliori prezzi disponibili online. Se avete qualche domanda, avete qualche altra curiosità riguardo questo Kingzone K1 Turbo, non esitate a scriverci. Per Android Blog, Nicola De Cillis.